la scuola, l'asilo, prima nido e poi l'asilo e così via. Il bagaglio culturale che noi impariamo nei primi anni di vita, poi ce lo porteremo dietro per tutto il resto della vita. Lo diamo per scontato, noi non pensiamo mai, quando, non so, lasciamo passare qualcuno aprendo la porta. Cioè, una cosa istintiva, l'abbiamo imparata, la applichiamo senza pensarci e così via. Chiaramente, però, noi assorbiamo anche tutti i credi, il bagaglio di credenze che è presente nel nostro ambiente familiare. Anche questo è un qualcosa con cui poi dovremo fare i conti per tutto il resto della nostra vita. Certo, uno di voi potrebbe dirmi, ma non sempre è così. Magari può succedere che uno nasca e venga cresciuto in una famiglia che è molto religiosa, lui magari non lo sarà più da adulto, da grande. O altri esempi, oppure non so, un ambiente politico, fate voi. Comunque ci possono essere contrasti con i propri genitori, per cui loro la pensano così, però tante volte nel farlo eccediamo proprio per controbilanciare per motivi nostri emozionali un qualcosa che non ci piaceva nel nostro ambiente familiare con l'esatto opposto, il diametralmente opposto. Ne siamo comunque condizionati, o nel bene o nel male. I psicologi non usano questo termine, quindi non l'ho preso da nessuna parte, lo uso io ma a sproposito. In pratica, anche se non sono l'unico a pensarla così, noi veniamo soggetti a un vero e proprio imprinting, e questo è il termine usato a sproposito, socioculturale. Noi ci formiamo in un dato ambiente, se noi fossimo nati a 5.000 km da qui e magari molti secoli di differenza, avremmo avuto una formazione, un bagaglio culturale completamente diverso. Faremmo o ci comporteremmo in maniera magari diametralmente opposta a quello che stiamo facendo noi ora qui. È una cosa che tutti sanno molto bene, tant'è che addirittura c'è un motto che era in uso tra i gesuiti, che diceva grosso modo così: datemi il fanciullo e gli darò l'uomo, il che dimostra che la sapessero molto lunga su come si può condizionare la formazione di una persona, soprattutto nella prima fase giovanile. È una cosa con cui dobbiamo fare i conti. E indubbiamente, o bene o male, noi nel mondo occidentale nasciamo, ci sviluppiamo e ci formiamo e veniamo educati in un ambiente che a torto o a ragione, non ha importanza, è basato su una filosofia di tipo cristiano-cattolico e quindi fortemente finalistico, dove il credo, o bene o male, è una cosa pregnante. Infatti, chiunque di voi, basta che accenda la TV, o che vada al cinema, o che vada razzolando in giro per internet, si accorgerà che praticamente tutti i film, tutti i telefilm che ci propinano, hanno comunque questo bagaglio socioculturale, anche se si tratta di film dell'horror. So, pensate al vampiro, tanto vanno di moda i vampiri con telefilm, film, libri e via dicendo, a prescindere dalla irrealtà della cosa che però esula da questo. Per uccidere come si fa a uccidere il vampiro? Si usa, non so, l'acqua santa, la croce, è vero? E allora se fossimo in Cina o in Arabia Saudita, cosa gli mostriamo? I vampiri loro come si uccidono? Là non hanno croci, non hanno acqua santa. Questa è una dimostrazione dove anche nelle cose più banali in realtà c'è un background culturale. Noi siamo abituati che in genere non ci pensiamo mai, però in realtà se compariamo idee provenienti da culture diverse, ce ne accorgiamo di come siamo in realtà condizionati a pensarle in una certa maniera. È chiaro che in Cina, dove in realtà non esiste neanche una religione di Stato, non ci sono né croci, eccetera, eccetera, eccetera. E
e quindi il loro vampiro cinese dovrà essere ucciso in altra maniera, perché ovviamente per loro la croce non ha alcun senso e neanche l'acqua santa. Questi sono condizionamenti culturali, anche a livello di filmetti da quattro soldi, in quanto l'esempio volutamente vi ho fatto è un esempio tratto da cose di puro intrattenimento, nulla più, nulla meno. Tornando al nostro discorso, effettivamente noi in pratica dalla nascita, sia perché il nostro modo di pensare è già preprogrammato a seguire certe vie particolari, e sia poi ovviamente per formazione culturale nell'ambiente in cui nasciamo e ci sviluppiamo, tendiamo a preferenziare visioni che siano, o bene o male, basate su un finalismo di fondo, non solo, ma anche su un'inconscia attribuzione di emozioni, stati d'animo e quindi anche finalità a tutto quello che ci circonda. È stato utile nel nostro sviluppo evolutivo, però ha dei sottoprodotti. E infatti ricordatevi nuovamente che l'idea di evoluzione è semplicemente un tramoggio che filtra sulla base di condizioni ambientali tutto quanto. Cioè vale a dire, noi non ci formiamo perché così siamo migliori, noi ci formiamo perché in quel dato momento, in quella data condizione, quel carattere ha avuto un dato vantaggio. Ora, come si suol dire anche a detto popolare, ogni medaglia o ogni moneta ha il suo rovescio, ovviamente un qualcosa che è favorevole in un dato contesto può essere inutile o avere dei sottoprodotti che favorevoli possono anche non essere. Un classico esempio che tutti i biologi conoscono e che voi, beh, alcune facce le conosco, sapete sicuramente, è quella di una malattia genetica di per sé mortale e quindi quanto di più negativo ci possa essere, che è l'anemia falciforme. L'anemia falciforme, è una anomalia genetica che, se presente in entrambe le coppie del nostro cromosoma, causa la morte e quindi ovviamente non c'è più storia, non c'è neanche riproduzione, non ci sarà nulla. È un gene letale, quindi una mutazione letale. Di per sé, quindi, quanto di più negativo, perché ovviamente il portatore cosiddetto omozigote, cioè quello che ha entrambe le coppie del gene sbagliate, non lo può trasmettere alla sua prole, perché non avrà proprio prole. Però, ora, dato che noi siamo figli di due genitori, il nostro corredo cromosomico è metà paterno e metà materno. Può succedere quindi che questo gene, presente in una coppia, uno su un cromosoma e uno sull'altro, possa essere, da un lato, magari mettiamo paterno, alterato, l'altro però è buono. Allora siamo eterozigoti per questa condizione. In questo caso cosa succede? Beh, di norma in ambiente naturale, quindi non civilizzato, il portatore di questa condizione di eterozigosi non è che muore subito, però non è una condizione pienamente sana, può ammalarsi e comunque, diciamo, starà peggio di una persona che non ha nessuno dei due alleli sbagliati. Lasciate perdere l'ambiente oggi. Con il nostro tipo di alimentazione, con la nostra igiene e così via, per cui magari una persona può vivere normalmente senza neanche sapere di essere portatrice di questa eterozigosi, se non quando il suo corpo subisce degli stress particolari. Ad esempio, un classico è magari una donna resta incinta. Dopodiché, durante il periodo della gestazione, quando il suo corpo ovviamente è sottoposto a un forte stress, in questo caso allora può succedere che si accorga di avere una forma di anemia falciforme. Ci sono vari nomi, qua da noi si usa talassemia, ad esempio, ci sono vari tipi di anemia falciforme. Se è un carattere così negativo, perché cavolo ce l'abbiamo? Perché non è stato eliminato nella nostra storia evolutiva anche magari, che ne so,
centinaia o milioni di anni fa. Di anni fa. Beh, perché? Perché in certe aree del nostro pianeta, zone in genere tropicali e subtropicali, esiste una fastidiosissima zanzara del genere Anopheles, che a sua volta può veicolare quello che noi chiamiamo un parassita. È un organismo unicellulare, tutti voi lo conoscete bene, non occorre essere biologi per aver sentito parlare del plasmodio, della malaria. La malaria è una malattia che può essere mortale in condizioni naturali. Si dà il fatto che nell'ambiente in cui esiste, è endemica la malaria, e quindi anche la zanzara Anopheles, eccetera, gli individui che sono eterozigoti per l'anemia falciforme si ammalano più difficilmente o non si ammalano affatto di malaria. Ecco che allora in quel ambiente particolare, che non è sicuramente ideale, il portatore eterozigote è avvantaggiato rispetto alla persona sana normale che invece si ammalerà di malaria. Ecco che allora il plasmodio stesso fa da agente selettivo per mantenere questo carattere, ovviamente solo nell'ambiente in cui c'è la malaria. Ecco che si possono vedere delle carte, delle mappe di distribuzione appunto di queste anomalie genetiche che portano alle cosiddette anemie falciformi, e sono quasi perfettamente sovrapponibili con la reale distribuzione delle zanzare del genere Anopheles e delle varie specie di protozoi del genere Plasmodium. Ecco, questo è un classico esempietto scemo, ma vero, di selezione naturale. In questo caso ovviamente il carattere è vantaggioso solo in determinate ben stringenti condizioni, non perché questa mutazione è migliore in assoluto. Lo è solo se viviamo in un ambiente dove ci sono le zanzare e c'è la malaria. Ecco, quando parliamo di evoluzione intendiamo fenomeni come questo. Nulla di più, nulla di meno. Ci sono molti casi, ad esempio, pensate, dovrei andare troppo sullo specifico adesso, ai nostri caratteri somatici, diciamo, cerco di essere molto semplice. Il fatto che uno di noi abbia più barba o meno barba, o abbia le sopracciglia più folte o meno folte, ha qualche utilità? O che perda giovane i capelli oppure no, se maschio? In realtà no, non ha nessuna utilità. Sono variabilità del tutto casuali. Ora, il fatto che, ad esempio, in passato ci siano state specie umane dove il mento, invece di essere tipicamente sporgente come il nostro, proiettato verso l'avanti, era sfuggente, inclinato verso l'interno, che tra l'altro questa era la condizione più comune, non implica nulla. Cioè il fatto di avere il mento sfuggente o protruso non implica un miglioramento nella masticazione. Noi però ce l'abbiamo, le altre specie no. Probabilmente un carattere nullo, che non ha nessunissima importanza nel nostro essere umani moderni. Semplicemente lo abbiamo ereditato dai nostri progenitori. Punto. Nulla più, nulla meno. O tutti voi avrete sentito parlare di una specie di esseri umani oggi estinta, che è quella dell'uomo di Neanderthal, si è estinta molto recentemente, un po' meno di 30.000 anni fa, tanto per intenderci. Prima coesistevamo. Ora, lasciamo perdere il perché si siano estinti, tra l'altro perché nessuno lo sa, si ipotizza, ma come capacità encefalica eravamo paragonabili, non è che fossero, perché più brutti, anche più scemi e più cattivi di noi. Il volume encefalico, in media, almeno da quel po' che ne sappiamo, era come il nostro, se non addirittura superiore al nostro. Quindi, dal punto di vista del cervello, come peso, erano proprio come noi. Esteticamente parlando, erano molto diversi di noi. Noi tipicamente abbiamo un cranio che si sviluppa in direzione soprattutto verticale, abbiamo una fronte particolarmente praticamente verticale,
il cranio è arrotondato, quindi il nostro grosso cervello trova spazio perché il nostro cranio si accresce soprattutto verso l'alto. Nell'uomo di Neanderthal invece il volume necessario per contenere il grande cervello che aveva si sviluppava in maniera diversa, invece di crescere in altezza era molto posteriore, quindi tipicamente avevano una fronte molto inclinata, molto sfuggente, in quanto il grosso della crescita della scatola cranica avveniva nella parte posteriore. Quindi l'aspetto era, tra virgolette, uso termini volutamente così semplicistici, era di aspetto più scimmiesco rispetto a noi, oltre ad altre caratteristiche. Però diciamo il fatto che avesse un aspetto più scimmiesco non implica automaticamente che il suo cervello funzionasse peggio del nostro. L'aspetto infatti conta poco o niente. Molto spesso noi possiamo ereditare o venire selezionati per un dato carattere insieme a un set di altri caratteri che non hanno nessuna valenza utilitaristica, semplicemente è una ereditarietà casuale. Viene chiamato questo spesso con termini tipo effetto del fondatore, oppure effetto collo di bottiglia, oppure deriva genetica. Cioè, vale a dire, provate a pensare a quanto noi possiamo essere diversi tra di noi. In un'aula come questa, immaginiamoci centinaia di persone, se succedesse il solito disastro nucleare, post-nucleare, possiamo ipotizzare che solo una minima frazione sopravvivesse. Chiaramente tutta la variabilità presente nella popolazione dell'aula sopravviverà, ma in minima parte, perché non è detto che tutte le varie possibili combinazioni di versioni degli stessi geni, cosiddetti alleli, ce li abbia tu o come lui. Se sopravvivi solo tu, ovviamente le generazioni future erediteranno solo i tuoi, magari gli occhi azzurri e i capelli biondi, mentre i capelli mori verranno persi per motivi del tutto casuali. Questo è l'effetto del fondatore. Molto spesso noi ereditiamo caratteristiche che non hanno un'utilità, ma semplicemente le avevano i nostri progenitori, e punto, nulla più, nulla meno. Quindi diciamo, il problema dell'accettare la teoria evolutiva è soprattutto questo, cioè la non causalità o la non finalità di questo insieme di processi che sono del tutto invece legati alla contingenza, cioè al qui ed ora, a quello che conviene qui ed ora. So, provate a pensare se venisse la classica nuovamente fantascienza virus tremendo, tipo una versione di Ebola solo capace di trasmettersi con il respiro, scomparirebbe l'80-90% della popolazione mondiale, sopravviverebbero soltanto quelli che per motivi del tutto casuale hanno una resistenza a questo virus, punto. Il fatto che però, mettiamo io, oppure tu, viceversa, abbia questa resistenza non è un qualcosa creato da qualcuno in prospettiva di. In realtà noi lo vediamo ogni giorno. Pensate ai nostri cattivi conviventi che sono i batteri patogeni. Tipicamente noi ci ammaliamo di una marea di malattie causate da infezioni di tipo batterico. Cosa facciamo quando ci ammaliamo? Prendiamo una medicina o più medicine, il cosiddetto antibiotico, una sostanza chimica il cui scopo è quello di non uccidere noi, ma uccidere i batteri. Ora però molto spesso, e questo lo sapete o bene o male tutti quanti, certo, l'antibiotico stermina il batterio in questione, quasi del tutto. Può succedere che magari un batterio su miliardi abbia una mutazione del tutto casuale che gli dà resistenza a quel dato antibiotico. Quello sopravvive, e non solo, ma le generazioni successive derivano da lui, non da quegli altri che ovviamente essendo morti non possono più venire trasmessi. Ecco che si crea l'antibiotico resistenza. Però di base ci deve essere un carattere che viene selezionato, l'agente selezionante in questo caso è l'antibiotico,
la medicina che noi prendiamo, e che seleziona quel batterio che per puro caso aveva la resistenza. Anche qui non esiste madre natura che, in virtù del possibile uso degli antibiotici, gli ha dato la resistenza come dono a un dato batterio. È una cosa del tutto casuale. Cessato l'agente antibiotico, l'utilità della resistenza cessa immediatamente di essere, e che immediatamente le generazioni filiali di quel dato batterio possono anche perderla tranquillamente. Magari dopo N generazioni si riapplica l'antibiotico e si scopre che macelliamo un'enormità di batteri di nuovo, perché hanno perso la resistenza. La resistenza esisteva solo nel qui ed ora, non in virtù di qualche finalità. E questo, o bene o male, a noi come esseri umani non ci piace. Sono andato avanti a tamburo battente, giusto 5 minuti per aggiungere un'altra cosa. Dal momento in cui Darwin ha ovviamente pubblicato il suo libro e che quindi ha incominciato a diffondersi il concetto di selezione naturale, non di evoluzione, di selezione naturale, è successo anche che questa teoria è stata utilizzata a sproposito al di fuori dell'ambiente in cui è stata ideata, vale a dire a livello di società umana. Già Darwin vivente, infatti, ci sono stati sia un filosofo inglese, che forse ve lo ricordate dagli studi del liceo, Herbert Spencer, e anche un nipote, se non ricordo, o cugino, non mi ricordo mai, no, cugino credo di Darwin, certo Francis Galton, che ha ipotizzato un altro tipo simile ma comunque concettualmente diverso di teoria evolutiva applicata alla società umana, chiamato eugenetica. Entrambi questi modi di considerare l'evoluzione, a sproposito, hanno avuto conseguenze molto negative per noi esseri umani. In altre parole, Spencer ha ipotizzato che, così come nell'ambiente naturale la selezione agisca per migliorare i caratteri, già qui c'è l'errore di fondo, per migliorare, usa il termine. Tra l'altro è stato lui il padre del termine evoluzione, evolution, mai usato da Darwin, perché nel linguaggio inglese aveva connotazioni finalistiche di miglioramento. A livello sociale lui ha ipotizzato che la stessa cosa avviene quotidianamente nella cosiddetta lotta per la vita anche tra umani, vale a dire chi è ricco è perché è capace, chi è povero o chi è alcolizzato o chi è matto lo è perché non è evolutivamente avvantaggiato, cioè anzi è portatore di aspetti negativi del comportamento in questo caso. Vale a dire, quindi, questo tipo di visione spenseriana ha portato ovviamente a, anzi è stato un invito a nozze per tutte le classi elitarie dei vari governi, soprattutto quello nordamericano in quel periodo, per autogiustificarsi anche da un punto di vista con un'infarinatura scientifica. Galton invece ipotizzava una cosa abbastanza simile, anche lui postulava che caratteri negativi umani, pazzia, tendenza, che ne so, all'omosessualità o tendenza all'alcolismo, fossero caratteri negativi. E come in natura i caratteri negativi vengono selezionati negativamente, se non vengono trasmessi nella generazione, lo stesso si doveva fare anche a livello umano. Vale a dire, i portatori di ipotetiche tare comportamentali potevano per legge essere sterilizzati o comunque non permettere loro di trasmetterli a prole. Sono state fatte vere e proprie leggi, non sto parlando della Germania nazista, ma di moltissimi altri stati, Stati Uniti, Svizzera, tutti i paesi scandinavi, Inghilterra, eccetera, eccetera, dove sono state fatte leggi di questo tipo qui, laddove, non so, portatori di handicap comportamentali o famiglie di alcolizzati o cose del genere, venivano
o internati o manicomio, oppure sterilizzati in modo da impedire la trasmissione del loro patrimonio genetico. Queste cose sono avvenute non fino ai tempi di Hitler, della Germania nazista, anche loro hanno fatto uguale, però le leggi che hanno utilizzato a partire dal 1933 le avevano già inventate ed erano attive negli Stati Uniti d'America, quindi Hitler non ha fatto altro che adattarli al suo anti-ebraismo, leggi già esistenti in altre nazioni. Se andate a vedere, queste leggi incominciano a essere eliminate dalle varie legislazioni nazionali intorno agli anni 60-70, quindi ieri, poco prima che voi nasceste, io ero già bello grandicello. E quindi ieri, ecco, queste sono applicazioni, esempietti, e dopo mi fermo, di applicazioni non scientifiche, ovviamente basate su nulla, come il concetto di razza ariana superiore, di tempi così, di memoria nazionalsocialista, del tutto avulse dal contesto scientifico. Questo è anche un motivo per cui l'evoluzione può anche essere vista in termini negativi, visti questi tipi di applicazioni che se ne possono trarre, anche se ovviamente in maniera errata. E qui mi fermo perché sennò facciamo notte, ovviamente. Vi ringrazio della vostra presenza.